I'm tired of lying to keep this thing going on. And you know that I'm longing for your touch. Ooh, touch you, baby. Rub me up in your love takes me high. Con noi un amico davvero incredibile, si chiama Nicolas Joly, è francese ed è considerato il guru della biodinamica. Ma io direi di chiedere direttamente a lui, che ha scritto questo libro molto bello, che è La vigna, il vino e la biodinamica, tra l'altro edito da Slow Food, quindi porta anche la firma di Carlo Petrini di Terra Madre. Ecco, Nicolas Joly, non è facile in poche parole, ma che cos'è la biodinamica? Bio, ça veut dire la vie. Bio vuol dire la vita, dinamico vuol dire dinamizzare, quindi con delle quantità estremamente piccole di 3-5 grammi per ettaro si riesce a cambiare completamente la vita in un posto e quindi il gusto di un vino, e per questo bisogna comprendere che la materia non è altro che energia, la materia sono degli atomi che girano velocemente, densificati da una forza che si chiama gravità, quindi se si comprende che dietro la materia ci sono soltanto delle energie e delle forze, la biodinamica è stimolare le forze che danno vita alla terra e a un luogo. È gratuita, stimolare le forze non si compra, è solo un sapere e permette di avere in un bicchiere l'espressione di un luogo. Cioè una geologia e una climatologia, il vitigno. Ogni vitigno è un po' come un artista che dipinge il suo stesso paesaggio con la sua originalità e la sua maniera. La ragione per cui la biodinamica e la viticoltura si sviluppano nel mondo intero è perché si arriva ad avere nel bicchiere dei gusti naturali, estremamente complessi, estremamente originali e differenti dai gusti fabbricati, che fanno sì che tutti i vini si rassomiglino. Spesso c'è un po' di confusione fra ciò che è biodinamico, biologico e vino tradizionale. Come fa il consumatore a distinguere? Biologico vuol dire come nessuna delle molecole della sintesi disturba la natura. La biodinamica va più lontano della biologia perché stimola le forze di cui la terra si nutre. Io tra l'altro ho visto anche delle belle immagini di Nicolà che parla così bene di queste cose, che lui conosce così tanto, ma lui è un vignaiolo, l'ho visto con l'uva sulle spalle. È una filosofia, ma è anche un modo di vita. Oui. Sì, come dire, dalla materia si crede che tutto è del sole, quando si va nel mondo energetico della materia, tutto comunica, quindi in biodinamica non si può che spiegare che un paesaggio, con l'apporto dei differenti attori, tutto questo affluisce sul gusto di un vino, perché quando si lascia il piano materiale e si va sul piano della vita, la vita non è materiale, quindi direi tutto interferisce, tutto si confonde. Guardate le immagini celtiche, dipinti celtici, che vi mostrano tutte queste forze intricate le une nelle altre. Tutta l'architettura sacra del XIII secolo è la matrice delle forze. Come fa l'architettura sacra? La biodinamica lo fa a livello dei viventi nell'agricoltura. È il mondo di domani che si riconnette se può utilizzare le forze che danno vita alla terra. Le può orientare, e quando voi vi nutrite di vino o degli alimenti, voi non mangiate la materia, ma mangiate le forze che sono nella materia. Allora oggi, nell'agricoltura moderna, voi mangiate una materia che vive di forze, per questo la gente può avere della salute. Incredibile, quindi in questo bicchiere di vino biodinamico c'è tutta questa forza. Nicolà, vogliamo salutare gli amici con un saluto particolare? Vorrei dire alla nuova generazione, a chi va a guidare il mondo di domani, andate in questo senso biodinamico, non ci sono altre soluzioni. È stato distrutto il mondo fisico, lo si può ricostruire attraverso il sapere. Au savoir. Al sapere.